Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e no, oggi non è lunedì, ma c'è comunque un video critica. Allora ragazzi, oggi voglio parlarvi di un fatto, di una situazione che sta accadendo, comunque si sta evolvendo nella community americana del make-up. Ma onestamente questa situazione, questa storia l'ho trovata talmente tanto assurda e mi ha fatto talmente tanto schifo che ho deciso di parlarne. La protagonista di questo video si chiama Jaclyn Hill, è una youtuber e makeup artist americana e pensate che il suo canale conta tipo 5,9 milioni di iscritti. Circa 3 settimane fa questo youtuber ha pubblicato un video di presentazione per la sua nuova linea di make-up, ossia Jaclyn Cosmetics. Infatti Jaclyn ha deciso di lanciare sul mercato come primo prodotto del suo brand di cosmetici una linea di rossetti nude. Jaclyn nel suo video di presentazione sottolinea spesso e volentieri, anzi in modo continuo, che ci ha messo tanto per fare quei rossetti, sottolinea il duro lavoro che ha impiegato per creare quei rossetti. In effetti ci ha messo all'incirca 5 anni. Jaclyn aggiunge che teneva tantissimo al fatto che questi rossetti fossero perfetti, tant'è vero che si è affidata al laboratorio migliore degli Stati Uniti, almeno a detta sua. Oltretutto i suoi iscritti erano in attesa per questa cosa, non vedevano l'ora che questi rossetti uscissero in vendita per poterseli accaparrare e comprare, anche per supportare la stessa Jaclyn. Ma purtroppo, ragazzi, qualcosa di storto c'è stato, insomma, non è andato tutto nel modo corretto. Infatti, una volta che i rossetti sono stati lanciati sul mercato, inizialmente Jaclyn riceveva tramite Twitter dei feedback molto positivi dei suoi utenti, ma col passare dei giorni quei feedback sono diventati non negativi. Di più. Infatti a pochi giorni dall'uscita dei rossetti sono iniziate ad arrivare diverse segnalazioni di consumatrici che hanno davvero avuto una bruttissima sorpresa aprendo quei rossetti. Tantissime ragazze hanno trovato rossetti pieni di buchi, bitorzoli, puntini neri, ma soprattutto peli visibili ad occhio nudo. Questi peli sono stati interpretati come probabili capelli dalla maggior parte delle consumatrici, proprio perché la maggior parte delle persone al posto di un rossetto aveva ricevuto una parrucca. Ma Jaclyn in questo caso decide di difendersi dicendo che degli addetti nel laboratorio hanno pulito i vari recipienti in cui formulavano i rossetti con dei guanti di cotone. Peccato che a quanto mi risulti non esista al mondo che si faccia una pulizia manuale di questi recipienti, prima di tutto perché sono enormi, ma in secondo luogo perché esistono delle macchine che sono apposite per il lavaggio di questi recipienti, quindi non ha alcun senso che qualcuno è andato a mano con il panno di cotone per pulirli. Jaclyn, guanti di cotone, nel miglior laboratorio degli Stati Uniti. Ma che credi, che quelli che ti seguono siano rincoglioniti? Io sono venuta a conoscenza di questa faccenda, di questa storia, grazie a una youtuber italiana che tratta di make-up ma vive in Canada. Il canale si chiama Il Mondo di Franci, lei credo a questo punto si chiami Francesca, e vi consiglio di andarla a seguire perché io ogni tanto guardo il suo video e la trovo molto carina, simpatica e genuina. In ogni caso, lei stessa ha fatto un video rispetto a questa situazione perché racconta che anche lei ha acquistato di tasca sua dei rossetti di Jaclyn e in questo video fa vedere la condizione nella quale sono arrivati questi rossetti. Dopo questo video ha fatto anche un secondo video in cui fa vedere i rossetti col microscopio. Ragazzi, io credo di non aver mai visto una cosa tanto schifosa in vita mia, quindi vi voglio lasciare uno spezzone di video per farvi vedere lo schifo, vi giuro, a me è venuta la pelle d'oca quando ho visto quelle immagini. Comunque ragazzi, dopo queste premesse vi voglio far vedere i fatti, vi voglio far vedere come sono questi prodotti al microscopio, perché ripeto, secondo me alla fine i fatti parlano e sono semplicemente più importanti di qualsiasi altra cosa. Io posso dirvi qualsiasi altra cosa, lei può dirvi qualsiasi altra cosa, ma se io nel mio rossetto trovo un pelo nero, e non solo in un rossetto ma su 3-4 rossetti trovo dei peli neri all'interno di questo rossetto, significa che c'è un problema di formulazione. Quindi ragazzi, a voi la visione. Allora, vediamo un po', questo qui è il colore Perfectionist, questo qui è la condizione del Perfectionist. Come vedete qui abbiamo queste bolle, che non credo siano bolle di colatura, qui abbiamo tutti i peli, ma guardate quanti ce ne sono. Non so se vedete, ma c'è un altro capello qui che è proprio così, perché poi ovviamente sono
bianchi e non si vedono, ragazzi, ma sono ovunque. Oh mio Dio. No, ragazzi, cioè dai, questo qui non è un pelo bianco, questo qui è un pelo nero, ma è dentro il rossetto, ragazzi, perché io non riesco a vederlo ad occhio nudo. Ok, allora credo che quella lo potete vedere bene. Sto cercando di muovere anche il mouse per farvelo vedere, ma credo che si veda. È questo qui, ragazzi, è un pelo. Cioè, facciamo finta che le crediamo per i peli bianchi, facciamo finta che le crediamo che quelle siano bolle di ossigeno, ma questa cosa nera che c'è all'interno del mio rossetto dopo che io l'ho swatchato, che cos'è? Un pelo? Un pelo umano? Un pelo di un animale? Questo pelo è molto molto più lungo rispetto al pelo che abbiamo trovato prima nel colore Perfectionist. Dopo aver fatto questa figura barbina, cosa fa Jacqueline Hill? Dice, vabbè, ma io devo fare un video per pararmi un pochino il sederino. E infatti lo fa. Ecco a voi. In questo video Jacqueline si mostra struccata, cosa stranissima, con una semplice tuta addosso, cosa stranissima, ma soprattutto, come al solito, mostra una faccia contrita, dispiaciuta, triste, eccetera, eccetera. Peccato che con quella faccia contrita, smunta e triste, dica una marea di baggianate anche in questo secondo video. Iniziamo con la baggianata già citata, ossia quella dei guanti di cotone. Cioè che praticamente le persone che lavorano in questo laboratorio andavano con i guantini di cotone a pulire i vari recipienti dove venivano formulati i rossetti. E qui già Pinocchio saprebbe dire qualcosa in ambito, vero Jacqueline? Ma soprattutto, ragazzi, si frega da sola. Perché? Perché nel suo primo video di presentazione Jacqueline aveva descritto i suoi rossetti come cruelty free, ossia non testati sugli animali. Mentre nel secondo video, probabilmente perché voleva discolparsi dalle varie accuse, ha mostrato un documento, probabilmente un documento su 2000, ok? Ma in quel documento c'era scritto che quei rossetti erano testati sugli animali. Quindi cruelty free, un gran bel piffero, mia cara Jacqueline. Inoltre Jacqueline in poche parole dice che sì, i suoi rossetti sono obiettivamente brutti, ma non c'è alcun pericolo per quanto riguarda la salute, perché sono sicuri. In ogni caso, Jacqueline cosa fa? Si assume la responsabilità dell'accaduto, come giusto che sia, ci mancherebbe, però rimarca anche sul fatto che il problema dei suoi rossetti sono semplicemente un problema estetico, meramente estetico. Ok? Ragazzi, io ho visto un video di qualche youtuber straniera che parlava di questo fatto e a quanto ho capito questo fatto sta facendo così tanto scalpore perché non è normale che avvengano delle cose del genere. E sapete perché? Perché ogni laboratorio di cosmesi che si rispetti immagino che debba rispettare delle regole. Queste regole si definiscono esattamente norme di produzione cosmetica. È ovvio che probabilmente Jacqueline si sia affidata a un laboratorio che non rispettava assolutamente alcuna norma, ma neanche la norma più basilare sulla produzione cosmetica, evidentemente, visto che sono trovati dei peli all'interno della formulazione del rossetto. I rossetti di Jacqueline, raga, costavano $18 l'uno e i fan sono delusi. Sono delusi da lei perché le spiegazioni che ha dato non sono assolutamente valide. Però io aspetterei, sia mai che magari spunti fuori qualche altro video in cui spiega effettivamente come siano andate realmente le cose. Oppure questa situazione cadrà nell'oblio, come tanti altri drama. Però lasciatemi dire che questa situazione per me non è un drama, perché si va un po' oltre, insomma, se tu decidi di mandare in vendita dei rossetti che hanno all'interno schifezze, bozzi, peli,
c'è qualcosa che non va, ok? E non si parla più delle cavolatine o dei drama, si parla del fatto che tu non hai fatto il tuo lavoro, si parla del fatto che il tuo laboratorio non ha fatto un controllo qualità adeguato prima di mandare in vendita quei rossetti. Questo è un problema. Detto questo, ragazzi, spero che questo video possa essere stato per voi carino, simpatico e di compagnia. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi auguro un buon weekend, perché manca poco, siamo vicini. Vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico